Bene, allora se mi confermate che possiamo iniziare, allora grazie a tutti, benvenuti a questa nuova sessione del 17° congresso dell'Associazione Luca Coscioni, che quest'anno si tiene in formato particolare dopo l'apertura del 25 gennaio, del 25 settembre. Si sta svolgendo online con le commissioni di approfondimento tematiche e si chiuderà poi fisicamente a Roma il 10 e 11 ottobre. La commissione di oggi riguarda la fecondazione assistita e gli ostacoli ancora da superare. Lo faremo dando delle informazioni importanti e facendo parlare i protagonisti, sia le testimonianze dirette che gli esperti e le esperte su questo tema. Io chiederei a Francesca Re, che è giurista e membro di giunta dell'Associazione Luca Coscioni, di introdurre la sessione di oggi e questo dibattito. Francesca, a te la parola. Grazie Marco, buon pomeriggio a tutti. Dunque, prima di iniziare questa sessione tematica, questo panel, così come introdotto da Marco, vorrei salutare Filomena Gallo, che purtroppo non potrà partecipare a questa sessione, come da programma, per un problema in famiglia. Purtroppo la mamma ha avuto un infarto e lei è in queste ore giustamente con lei in ospedale, quindi le mandiamo un abbraccio e insomma le auguriamo ovviamente tutto vada per il meglio. Dunque, come anticipato da Marco, diciamo che in questo panel tratteremo tematiche relative appunto alla situazione attuale in cui versa appunto la procreazione medicalmente assistita in Italia. Lo faremo ovviamente attraverso il contributo dei nostri relatori, degli esperti, anche ovviamente dei protagonisti di chi questa esperienza che sta vivendo sulla propria pelle, proprio per anche dare conto del fatto che la legge 40 in questi anni di vigenza ha prodotto dei risultati che soprattutto all'inizio sono stati estremamente dannosi, soprattutto per quelle coppie che in quegli anni si trovavano a dover accedere alle tecniche. Purtroppo sappiamo che una coppia, una persona singola, in una prospettiva, diciamo così, futuristica, ha un tempo limitato di accesso a queste tecniche e ovviamente dal 2004 e soprattutto negli anni immediatamente successivi alla legge, quando la legge 40 operava nella sua integrità, gli ostacoli sono stati veramente tanti. Sicuramente la legge 40, come molti di voi sapranno se hanno seguito le battaglie dell'Associazione Luca Coscioni, ha visto cambiare in qualche modo la sua fisionomia in questi anni, in questi 16 ormai anni di vigenza. Questo perché ovviamente è una legge, è stata ed è tuttora una legge problematica sia da un punto di vista interpretativo che applicativo, che ha appunto richiesto una serie di battaglie e di interventi dei tribunali, molti di questi proprio dovuti alle iniziative dell'Associazione Luca Coscioni, che hanno fatto sì, per quanto riguarda ovviamente i tribunali di merito, di intervenire sulla legge interpretandola in un senso costituzionalmente orientato, quindi cercando di interpretare alcuni dettati, alcune norme in un senso che fosse ricondotto in un alveo di legalità e in alcuni casi, quando questo non era possibile, su intervento della Corte Costituzionale, ovviamente ci sono state delle vere e proprie modifiche della legge. La Corte Costituzionale, avendo il potere di manipolare appunto la legge, è intervenuta in alcune di quelle che erano probabilmente le più importanti storture, le più importanti violazioni di quelle che sono le libertà fondamentali, soprattutto in relazione al principio di autodeterminazione rispetto a quelle che sono le scelte procreative di ognuno. Ad oggi i tribunali sia italiani che internazionali hanno confermato, e questo spesso appunto proprio su iniziativa dell'Associazione Luca Coscioni, ovvero di azioni dell'Associazione Luca Coscioni, che il Parlamento nel 2004, il Parlamento italiano, ovvero in occasione del concepimento proprio della legge 40, legiferò in violazione di molte libertà fondamentali, in particolare del principio di autodeterminazione e di non discriminazione.
In 16 anni di vigenza sono state tante le pronunce dei tribunali e della Corte Costituzionale. Vorrei ricordare le più importanti, quelle che hanno scardinato la legge 40 e che hanno in qualche modo operato una vera e propria opera di restyling della legge 40. Innanzitutto nel 2009 c'è stata un'importante sentenza, quella che ha espunto dal testo normativo il limite, o meglio l'obbligo di produzione di embrioni e il trasferimento contemporaneo in utero di tutti gli embrioni prodotti, che erano delle più importanti ingiustizie della legge 40. Nel 2014 un altro intervento della Corte Costituzionale ha cancellato il divieto di tecniche eterologhe, ovvero il divieto di applicazione di tecniche eterologhe, e non ha necessità il semplice fatto che la legge 40 in realtà, contraddicendo se stessa, aveva già previsto nella legge, nell'articolato, che i nati da procreazione eterologa avrebbero avuto lo status di figli legittimi e quindi, diciamo, la semplice abrogazione dell'articolo del divieto di tecniche eterologhe in realtà ha fatto rivivere la possibilità per le coppie di poter accedere alle tecniche di procreazione assistita di tipo eterologo, ovvero tramite la donazione di un gamete esterno. Nel 2015 due importanti sentenze, sempre della Corte Costituzionale, una attraverso la quale si è consentito l'accesso alla procreazione assistita, o meglio alla tecnica della diagnosi preimpianto, anche a coppie fertili ma portatrici di patologie genetiche, questo perché la legge 40, nella sua formulazione originaria, non consentiva alle coppie malate, ma fertili, di accedere alla tecnica di procreazione assistita, ovvero la diagnosi preimpianto, che era una contraddizione assolutamente irragionevole, così come poi effettivamente ha sancito la Corte Costituzionale. E sempre nel 2015 è stato depenalizzato un reato, che era quello appunto un'ipotesi di reato che era prevista dall'articolo 13 della legge 40, per la quale appunto era vietata la selezione di embrioni anche nel caso in cui la selezione fosse finalizzata ad evitare l'impianto in utero di embrioni malati, fermo restando che, come sappiamo tutti, poi la donna ha diritto ad accedere all'aborto terapeutico, all'aborto, all'interruzione volontaria di gravidanza. Quindi anche questa era una contraddizione rispetto appunto all'impianto normativo generale. Nel 2016 abbiamo avuto un'altra sentenza della Corte Costituzionale, con la quale la Corte Costituzionale ha chiamato in campo il legislatore per intervenire con una norma che regolasse la donazione alla ricerca degli embrioni non idonei per una gravidanza. E poi in realtà proprio il tema della ricerca scientifica sugli embrioni sovrannumerari o comunque non idonei ad una gravidanza è ancora uno di quei limiti da superare, e così come quello della revoca del consenso, di cui penso che parleremo proprio durante questo seminario, questa sessione. Tutti questi divieti ad oggi in realtà ex post sembrano del tutto irragionevoli, ma in realtà nel 2004 erano parte del testo normativo e con tutte le conseguenze pratiche sulla vita delle persone che necessitavano in quegli anni, appunto, come ho detto all'inizio, di accedere alle tecniche. Dunque i danni prodotti sono stati tanti, è anche vero che gli ostacoli che abbiamo abbattuto grazie appunto all'associazione, a tutti i sostenitori e anche ovviamente ai tribunali che hanno reso possibile tutto ciò, sono stati tanti. È anche importante però continuare a monitorare che la legge 40, così appunto come modificata dalle sentenze della Corte Costituzionale, venga in realtà poi applicata anche a livello regionale. Questo è qualcosa su cui l'associazione Coscioni si sta battendo e continuerà a battersi, e una serie di tematiche che poi verranno introdotte dai nostri relatori, come appunto quella dell'accesso alla procreazione assistita da parte di coppie omosessuali o persone singole, la regolamentazione della gestazione per altri, di cui parleremo insieme a Dida, di cui abbiamo anche altre testimonianze, e appunto io ho cercato di semplicemente introdurre questo tema per fare un po' il punto della situazione, e ora mi focalizzerei su quello che è il tema effettivo di questo panel, ovvero cosa c'è da fare, quali sono gli ostacoli che ancora dobbiamo superare, e quindi do la parola a Giulia Perrone o a Marco, adesso non so se continuerà Marco penso ci sei tu, e sì. Poi continueremo con i nostri ospiti. Perfetto, grazie. Grazie Francesca, ciao, e grazie per questa tua introduzione. Allora, io adesso
passerò subito la parola a Giulia Perrone, che sarà la moderatrice di questo incontro. Nel frattempo venivo raggiunto da comunicazioni un po' contraddittorie sul tipo di dati e informazioni che possiamo dare. Giulia Perrone presenterà anche quelle che sono le proposte per il congresso dell'Associazione Coscioni. Quindi questo lo voglio ricordare per tutti i partecipanti. Questo non è semplicemente un seminario per trattare il tema, è anche una sessione, è una commissione congressuale, quindi è un'occasione per discutere e poi decidere in congresso gli obiettivi dell'Associazione Luca Coscioni per il prossimo anno. Quindi sarà Giulia a leggere, diciamo così, la bozza delle proposte che è in discussione per questo webinar e per i giorni successivi, fino ad arrivare al giorno dell'approvazione del congresso. Una cosa che volevo sottolineare all'inizio è che manca la relazione per il 2020 del Ministro della Salute sul tema della fecondazione assistita, e quindi annunciarvi che l'Associazione Luca Coscioni, grazie a Emma Bonino, la senatrice Emma Bonino, ha presentato una interrogazione al ministro della Salute. La legge 40 prevede che il ministro presenti entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della legge, un documento di cruciale importanza per la comunità scientifica, le scelte informate dei pazienti e gli interventi della politica. L'ultima relazione inviata al Parlamento risale al 2019 con dati del 2017. Allora, quando si vuole governare un fenomeno, un problema, una questione, la conoscenza, l'informazione, il diritto alla conoscenza sulla realtà dei fatti è fondamentale, è il punto di partenza fondamentale. Quindi ci sono dei dati che sono presenti sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità, non li riprenderemo adesso nel dibattito in questo momento. Volevo solo anticiparvi una parte di quella che sarebbe stata la dichiarazione di Filomena, che, come avete ascoltato da Francesca, purtroppo è impossibilitata a partecipare a quella che potremmo per molti versi veramente definire la sua commissione, ovviamente anche di tutti gli altri relatori, ma costruita anche grazie a tutti questi ormai quasi 20 anni, oltre 15 anni di lotte e iniziative su questo tema. E Filomena ricorda come abbiamo rilanciato una serie di azioni giudiziarie per cancellare limiti e divieti sulla procreazione medicalmente assistita. Torneremo nei tribunali per garantire l'accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita a carico del Servizio Sanitario Nazionale, indipendentemente dalla regione di residenza. E questo, i dati proprio ci dicono che è una questione fondamentale. I divari, e in questo modo potremmo dire le ingiustizie che ci sono nei divari tra regione e regione. Tutte le tecniche, sottolinea Filomena, devono poter essere erogabili per garantire il principio di uguaglianza, e occorre che sia infine garantito l'accesso legale alla gestazione per altri solidale tramite azioni giudiziarie e con una legge specifica. Come denunciato già da Luca Coscioni 16 anni fa, gli embrioni non idonei per una gravidanza devono poter essere messi a disposizione della ricerca, e che vi sia il pieno rispetto del principio di uguaglianza nell'accesso alle cure per tutti. Con queste parole di Filomena, in parte credo anche di avere in parte anticipato quello che dirà ora Giulia, cioè
la nostra volontà di fare tesoro di questo dibattito per definire gli obiettivi dell'Associazione Luca Coscioni. Ricordo che le fasi finali del congresso si terranno il 10-11 ottobre prossimo all'Hotel Barberini per la presenza a causa delle norme anti-Covid. Tutte le informazioni anche su gli altri seminari e commissioni, domani sera si terrà per esempio la commissione sul fine vita, trovate tutte le informazioni sul sito internet dell'Associazione Luca Coscioni. Quindi unendomi anch'io all'abbraccio a Filomena, alla mamma, per queste ore difficili, do la parola e cedo la presidenza e la moderazione a Giulia Perrone, che anche lei è membro di giunta dell'Associazione Coscioni, e saluto tutti gli ospiti. Giulia, a te la parola. Grazie Marco, grazie anche Francesca per l'introduzione, mi unisco nel dare il benvenuto a tutti, a partire dalle relatrici, dai relatori che saranno con noi oggi e tutte le persone collegate che ci stanno seguendo sia sulla piattaforma di GoToWebinar che sui vari canali social. Siamo in diretta su Facebook, sulla pagina Facebook dell'Associazione Luca Coscioni e su YouTube dell'Associazione Luca Coscioni. Dunque, partirei oggi con un ringraziamento. Un ringraziamento alla Chiesa Valdese per aver sostenuto questo webinar grazie ai fondi dell'8 per 1000 e per sostenere spesso sempre le nostre iniziative sul diritto alla scienza, anche in seguito appunto all'adozione, ne abbiamo parlato in diversi incontri, del commento generale sulla scienza da parte del Comitato sui diritti economici, sociali e culturali lo scorso aprile 2020. Veniamo a noi, sono felice di moderare questo incontro e vi presento le relatrici e i relatori di oggi. Parteciperanno alcuni legali del Comitato dei Giuristi, del Comitato dei Giuristi delle Libertà dell'Associazione Luca Coscioni. Sono con noi l'avvocato Cinzia Mirati da Parisi, Massimo Clara e Gianni Baldini, e con noi la presidente Laura Pisano, presidente dell'associazione L'Altra Cicogna, e sarà con noi Serena Caprio e Maria Sole Giardini, che hanno scelto di condividere con noi una parte di esperienza personale relativa ai tentativi di accesso ad alcuni dei percorsi della legge 40 che al momento non sono consentiti, termineremo con l'ho già nominata in realtà, guardavo la scaletta, ma termineremo con i da Parisi. Dunque, come detto da Cappato, e come dice spesso in realtà Cappato, qui non si discute per discutere, si discute poi per agire, per fare non solo dei dibattiti, ma appunto delle proposte e delle azioni. Alcune di queste sono rappresentate all'interno appunto della parte della mozione sulla fecondazione assistita che è stata scritta in vista del congresso, degli ultimi giorni, dei giorni appunto finali del congresso, dove sarà votata appunto la mozione sulla fecondazione assistita. Vi leggo questo testo della mozione invitandovi a inviare dei commenti di modifica, di integrazione, di un contributo di 5.000 caratteri tutto incluso, eventualmente al indirizzo, ve lo ripeterò alla fine, ma congresso2020@associazionelucacoscioni.it. Dunque vi leggo la mozione sul tema procreazione medicalmente assistita. Monitorare la corretta applicazione anche a livello regionale della legge 40, come modificata dalle sentenze della Corte Costituzionale. Proseguire la campagna per legalizzare la ricerca sulle blastocisti. Legalizzare l'accesso alla procreazione medicalmente assistita anche ai single o le coppie dello stesso sesso. Legalizzare la gestazione per altri solidale e prevedere un rimborso spese per chi dona gameti al pari dei paesi da cui si importano gameti ed embrioni per eseguire tecniche in Italia. Dunque, sono tra l'altro i temi di cui parleremo durante questa sessione. In caso di suggerimenti, integrazioni, potrete inviare un commento di al massimo 5.000 caratteri all'indirizzo congresso2020@associazionelucacoscioni.it, tutto unito, tutto minuscolo.
Arriviamo al, entriamo nel merito appunto della nostra commissione. Il congresso Coscioni ogni anno è un po' una presa di realtà, e da una presa di realtà partiamo nella conversazione di oggi, nella quale io chiederei alla Presidente Laura Pisano di fornirci un quadro anche alla luce dei passi che sono stati già fatti per appunto modificare la legge 40 di cui ha parlato prima Francesca Re, quali sono però ancora le principali criticità incontrate dalle pazienti, dai pazienti che si rivolgono a voi dell'associazione L'altra cicogna? Grazie. Temo che non si senta, solo un secondo. Attiviamo il microfono e ci siamo. Dovrebbe andare ora. Ben trovati tutti, un abbraccio forte a Filomena e grazie alla Coscioni per essere sempre al nostro fianco. Quali sono i problemi? Allora, intanto partiamo dal più grande. Il 40% delle coppie, persone che fa riferimento, che incomincia un percorso di fecondazione assistita, dopo il primo tentativo non ne fa altri. Questo perché il percorso è faticoso, perché è molto costoso e perché noi ci troviamo in Italia con 20 sistemi sanitari differenti che hanno un'offerta di servizi completamente differente, con criteri d'accesso che mutano da regione a regione e che non sono neanche coerenti con la legge 40. Quindi io incomincerei pertanto a chiedere una uniformità criteri di accesso. Le faccio un esempio. In Friuli Venezia Giulia c'è un limite di accesso per la fecondazione eterologa di 50 anni, in Sardegna 46 anni. Perché? Non è una cosa che può essere tollerata, e i limiti variano da regione a regione. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è quella dei costi. Se ci si rivolge ai centri pubblici, abbiamo liste d'attesa che in alcuni casi arrivano ai 18 mesi, quando anche, qualche volta anche di più. Se nei centri convenzionati i tempi sono leggermente inferiori, ma devi comunque aspettare. Spesso e volentieri ti accorgi di avere un problema di infertilità, di subfertilità o di sterilità quando hai 39 anni. E hai il tempo, l'orologio che fa tic-tac, il tempo contato, per cui diventa veramente molto difficile. Serve informazione e soprattutto serve prevenzione. Tutti i ginecologi dovrebbero fare degli screening per capire se ci sono dei problemi alla base. Non puoi accorgerti a 40 anni che hai una riserva, o a 38 anni che hai la riserva ovarica che è finita. Lo puoi sapere prima, si può fare. E queste sono, diciamo, le cose proprio essenziali. Diagnosi genetica preimpianto, chi la fa, dove la fa, quanto costa? Nei centri pubblici sono pochissimi che la fanno. Noi in Sardegna abbiamo uno dei centri migliori al mondo, però le nostre cellule vengono mandate fuori Sardegna, perché in Sardegna i nostri laboratori di genetica non fanno la diagnosi preimpianto perché mancano gli operatori. Quindi non c'è un investimento sui centri pubblici da parte delle regioni. I centri privati. I centri privati in Italia sono ottimi, come i centri pubblici, diciamo, in linea di massima, ma costano tanto, quindi le coppie non hanno la disponibilità a poter fare più di uno, due tentativi massimo, perché altrimenti ti devi mettere in mutuo sulla casa. In tempi di crollo demografico, mi sembra quantomeno miope non provare a ragionare in altro modo e quindi dare un incentivo forte alle coppie che vogliono avere i figli e monitorare seriamente quello che succede nei centri, ovviamente. Ecco, queste sono le nostre criticità. C'è un problema anche di mobilità, perché dalle regioni, ci sono molte regioni dalle quali le pazienti non si possono allontanare. Quindi le pazienti della Puglia difficilmente riescono ad arrivare a Milano, per esempio. Nella Campania lo stesso. Bisogna che i pazienti abbiano garantito il diritto di scelta.
io vado nel centro che mi dà fiducia, sia pubblico, sia convenzionato, sia privato. Non devo essere impedita dal piano di rientro della regione, per intenderci. In estrema sintesi, queste sono le nostre criticità che vorremmo vedere raccolte e messe in ordine e risolte dal Ministro della Salute di concerto con la Conferenza Stato-Regioni. Questo per me è tutto adesso, grazie. Risorse umane, risorse emotive, risorse anche economiche, lo vedremo anche tra poco attraverso appunto le storie di Serena Caprio, di Maria Sole. Grazie mille per questo quadro. E abbiamo parlato di, insomma, parliamo, uno dei principali problemi abbiamo capito è proprio il diritto di accesso, ma cosa invece succede rispetto al diritto di revoca del consenso, soprattutto nei casi di separazione, di revoca del consenso al trasferimento degli embrioni in utero? Passerei la parola all'avvocato Gianni Baldini, che ce ne parla. Grazie. Sì, buonasera a tutti e un caro saluto a Filomena. Che, Filomena mi aveva chiesto proprio di approfondire questa problematica del consenso, perché in verità questo è un tema che già dalle sentenze che patrociniamo alla Corte, la 151 del 2009 e poi anche la 162 del 2014 sull'eterologa, e infine quella del 2016 sugli embrioni alla ricerca, è un tema che noi abbiamo sempre posto alla Corte, e cioè quella norma, come dire, anomala rispetto al nostro sistema che sui principi della piena revocabilità del consenso e della presenza del consenso in ogni fase del trattamento sanitario, quella norma anomala, ricordo, prevista all'articolo 6,3 della legge 40, che prevede che il consenso non può essere revocato dopo la fecondazione dell'ovocita. Una norma inesatta già nella sua formulazione, che cosa significa dopo la fecondazione dell'ovocita? Noi sappiamo che, insomma, gli embriologi ci insegnano che parliamo di morula, parliamo di blastocisti, parliamo di embrione, cioè parliamo di un continuum della vita dove il processo, se vogliamo, di moltiplicazione cellulare, di differenziazione, avviene in un continuum. Quindi già dire dopo la fecondazione dell'ovocita, insomma, diciamo, è un termine assolutamente impreciso da un punto di vista scientifico. Quindi si tratta di capire dove si colloca quel consenso. Chiarito ciò, rimane il problema per il quale l'Italia, peraltro, è stata censurata dal Consiglio Sociale ed Economico dell'Organizzazione delle Nazioni Unite proprio l'anno scorso, sulla base di un ricorso che avevamo presentato assieme a Filomena. Rimane da capire che cosa sia un consenso a un trattamento sanitario che può essere revocato. E quel che cosa sia, la Corte Costituzionale l'ha avuto a mente nella misura in cui ha superato quel principio con la declaratoria di legittimità costituzionale dell'articolo 14, nella misura in cui dice che in tutti i casi la PMA non può essere, il procedimento di PMA non può essere portato avanti se vi è un rischio per la salute della donna. Dunque, secondo i giudici costituzionali, quel consenso può essere sempre revocato dalla donna laddove vi siano dei rischi per la sua salute, e questo riconduce la legge 40 in unità di fondamentali del sistema e anche la legge 194, che, come noto, consente, diciamo, alla donna, come dire, di interrompere la gravidanza sussistendo dei rischi per la sua salute. Ora, il punto, però, diciamo, il passaggio successivo ancora non è chiaro, ovvero, chiarito che quindi questa norma anomala, come dire, viene bilanciata nel bilanciamento generale degli interessi con l'interesse alla salute della donna, per cui non è un trattamento sanitario obbligatorio come si era ventilato all'inizio, no? Della famosa donna che, come dire, portata nel lettino d'ospedale, gli viene trasferito a forza l'embrione. Ecco, la Corte, come dire, ammesso che mai si potesse immaginare una cosa del genere, non essendoci una sanzione alla violazione della norma, la Corte ha definitivamente chiarito che nel bilanciamento di interessi il consenso si può revocare se c'è un rischio per la salute della donna. Però non c'è il passaggio successivo. E oggi il passaggio successivo è oggetto
di, per quel che, insomma, che riguarda il nostro collegio giuridico, di due posizioni, una a Santa Maria Capua Vetere e l'altra a Perugia, dove il tema diventa un altro, il tema diventa, ci sono delle blastocisti crioconservate, c'è stato fatto un tentativo di PNA che non ha avuto successo, delle blastocisti crioconservate, un tempo che trascorre, e nel tempo che trascorre c'è una coppia che viene meno, quindi con una situazione di separazione. E c'è però, come dire, una donna che chiede comunque, avendo ormai raggiunto i 40 anni, come ci ricordava Laura, e quindi non avendo più possibilità di diventare madre, essendo stata, nel caso di Santa Maria Capua Vetere, addirittura beffata dal marito, perché era lui l'azoospermico, e lei ha avuto una serie di complicazioni e lei non voleva ricorrere alla PMA, c'è ricorso per realizzare un progetto genitoriale, poi lui a un certo punto, dopo 3 anni, a seguito anche delle complicazioni della moglie, ritiene che, insomma, come dire, la moglie ormai abbia raggiunto, una situazione di difettosità anche nel portare avanti quella situazione, e procede ad una separazione giudiziale. E allora quel caso ci pone di fronte alla... Ed è, questo è un paradosso, perché chiaramente noi sosteniamo da sempre la piena revocabilità del consenso, però ci pone di fronte ad una serie di problemi, e cioè quando il caso concreto, come dire, condiziona poi la soluzione giuridica. E dunque, ha quella donna il diritto di procedere al trasferimento della blastocisti anche senza barra contro la volontà dell'ex marito? Di converso, nel Tribunale di Perugia si pone una situazione analoga, ma qui il fatto concreto colora la situazione giuridica in maniera completamente diversa invece. E cioè lì il tema è un altro, lì il tema diventa quello per cui c'è una donna che, come dire, essendo nell'ultima possibilità di poter diventare madre attraverso la PMA, vuol, pur essendo essa stessa ad aver presentato l'istanza separativa, intende realizzare con le blastocisti crioconservate il desiderio di maternità per, come dire, in maniera molto chiara, far assumere all'ex marito l'obbligo materiale e, come dire, morale derivante dalla maternità stessa. Quindi il tema, quindi, del consenso, come dire, può assumere diverse sfaccettature, ed è un tema grande, perché diciamo questo caso specifico è un po' un paradigma, è il paradigma del diritto di accesso alla PMA, che qui c'è stato un diritto di accesso di entrambi, ma ora c'è la possibilità di una maternità che diventerebbe solitaria, e quindi di una donna che porta avanti la maternità vista sotto un altro, senza il marito, il quale però dovrebbe verosimilmente assumere gli obblighi morali e materiali nei confronti di quella blastocisti, laddove questa diventasse un figlio, in forza di un consenso precedentemente prestato. Dall'altro lato, come dire, la dialettica risulta fra interessi contrastanti. C'è un diritto o meglio, c'è una aspettativa di diritto della blastocisti o dell'embrione ad essere trasferita, a divenire, come dire, ad avere la chance di divenire figlio, in assenza di altre alternative, perché se vi fosse l'alternativa che ricordava Marco, di una possibilità di essere destinato ad una doppia eterologa di qualcun altro, oppure di essere destinati, lì siamo in presenza di embrioni che sono non idonei alla gravidanza, ma sarebbero ancora idonei alla gravidanza, ma non c'è una gravidanza da poter esercitare. Comunque, per indicazione della coppia, potessero essere destinati alla ricerca, vi sarebbe un'alternativa. Ma in assenza di qualsiasi alternativa, vi è un'ipotesi di aspettativa di diritto, di interesse rilevante della blastocisti, laddove ci sia qualcuno che la voglia accogliere, a procedere allo sviluppo? E infine, altro nodo, come dire, di problematiche che emergono. Ma siamo sicuri che qui siamo in presenza di un consenso al trattamento sanitario proprio? Perché qui il tema è analogo, a mio avviso, al famoso consenso
del marito all'interruzione di gravidanza della moglie o della compagna. Cioè, qui la revoca del consenso da parte del marito può avere un'incidenza rispetto ad un trattamento sanitario che non è certo il marito che ha subito o che dovrà, come dire, di cui sarà destinatario. E non è certo l'uomo a disporre di una revocabilità rispetto ad un trattamento sanitario altrui che ha già determinato l'avvio di una vita, perché comunque la blastocisti in quinta giornata è avvio di una vita che magari potrà concludersi con nulla, non è un soggetto di diritto, ci mancherebbe, però è avvio di una vita. E quindi come si bilancia questo interesse, come si bilancia anche il legittimo affidamento della donna, che la donna con il consenso di entrambi vi è stato un legittimo affidamento anche da parte di quella donna di sottoporsi a quel trattamento in vista di una di un progetto genitoriale che, venendo meno la coppia, è venuto meno, ma che potrebbe essere mantenuto in questo bilanciamento appunto così complesso che ho prefigurato, che potrebbe però comunque mantenere un suo rilievo nel senso di realizzazione del progetto genitoriale da parte della donna che è titolare del trattamento sanitario e che diventerebbe madre quell'embrione laddove appunto attecchisse e diventasse. Quindi insomma i problemi a mio avviso sono contrastanti e tutt'altro semplici da risolvere, e oserei dire che una regola generale la vedo difficile, vedo invece più una serie di linee guida che, sulla base del fatto del caso concreto di chi revoca il consenso e del perché lo revoca, possa determinare un esito della situazione che comporta non trasferire quella blastocisti residuata senza il consenso di entrambi, oppure invece consentire alla donna di procedere al trasferimento. Poi, se ci sono domande, Daniele. Grazie. Grazie Gianni, grazie all'avvocato Gianni Baldini. Dunque, io, se siete d'accordo, procederei con un giro di interventi di tutti per poi aprire al dibattito, e ne approfitto anche per invitare tutti i partecipanti al webinar a scrivere eventuali domande sotto lì nel box qui a destra, oppure a chi sta seguendo il webinar sui social di scriverle nei commenti, e poi sarà insomma nostra cura rivolgerle alle relatrici e ai relatori. Ne approfitto anche per, credo di averlo pensato ma di non averlo detto, io mi unisco ovviamente all'abbraccio a Filomena, tutto il supporto, siamo continuamente in contatto, ma credo di non averlo detto, invece ci tengo a dirlo ad alta voce qui, perché, come diceva appunto Marco Cappato, Filomena, questa è un po' la sua convinzione, quindi insomma le mandiamo tutta la nostra forza e tutto il nostro supporto. Ora passiamo appunto ad altre questioni che si stanno affrontando man mano appunto in questi mesi, che sono ancora da affrontare. Parliamo di rimborso delle cure nella regione Lombardia, parliamo di restituzione dei gameti e parliamo di un amico Curie che è stato presentato in materia di genitorialità dei due padri. Passo la parola all'avvocato Massimo Clara, che si connette con telefono, ma dovrebbe essere qui, giusto? Io ci sono e vi sento, spero altrettanto. Assolutamente. Scusate l'uso del mezzo telefonico, ma il mio PC ha deciso di farci dispetti. D'altro canto, perdete la mia mimica, non è una grossa perdita, potrete sopravvivere. Detto questo, scusate, faccio una premessa molto ripetitiva, perché lo hanno detto tutti, però ci tengo tanto. Ci tengo tanto a questo abbraccio a Filomena, sia per l'amicizia personale, sia perché una cosa che è stata ricordata e che voglio ripetere, ripeto il ripetuto, è che da più di 10 anni questo gruppo di giuristi sta demolendo l'impianto limitativo, costrittivo, reazionario, diciamo, della legge 40, battendo tutte le sedi giudiziarie possibili, dai tribunali alla Corte Costituzionale. È un gruppo che è diventato un gruppo di amici. Sono Gianni, sono Cinzia, ci sono io, c'è Marilisa D'Amico che non è con noi oggi, ma lo è e lo è sempre stata.
e abbiamo fatto talmente tante cose insieme che questo è un gruppo che, come dire, si sente. Pensare che Filomena oggi abbia un momento difficile per noi tutti è proprio una cosa dura e l'abbracciamo. E, appunto, non avrei potuto cominciare se non dicendo queste cose. Partendo invece dal mio tema, come Associazione Coscioni abbiamo sviluppato una serie di iniziative per sostenere le coppie che si trovano, io parlerò limitatamente a questo punto, a richiedere l'applicazione della legge, perché poi è già stato annunciato, ma interverranno i da Parisi, interverrà Maria Sole Giardini, sulle questioni di ampliamento della legge, sulla questione dell'apertura ai singoli o alle coppie del medesimo sesso. Ma il fatto che questa legge sia nata con un impianto culturale che voleva essere repressivo, ha segnato anche il fatto che fin dalla nascita ed ancora oggi questa legge venga applicata con fatica, difficoltà, contraddizioni. È stato ricordato in uno degli interventi introduttivi. Già un nonsense che una regione abbia il limite d'età a 50 anni ed un'altra a 43 anni. È un nonsense non solo logico, è un nonsense giuridico, perché la fonte primaria, e cioè la legge 40, esclude che si pongano limiti anagrafici. Prevede che la procedura di PMA, è una delle poche cose positive di quel testo normativo, possa essere attuata secondo una valutazione della fecondità della donna in base alla sua età, cioè lascia questa valutazione non a un criterio formale e necessariamente in via di modificazione perché la scienza medica si evolve, lascia questa valutazione al medico, alla struttura dei singoli casi, il che è un riconoscimento della rilevanza della scienza e di chi la realizza, importante in tempi di oscurantismo culturale, ma non esco dal tema assegnato. Allora, prima cosa che abbiamo fatto è stata ricordata in una regione che già ha avuto, non per merito nostro, altri colleghi, ma siamo in ottimi fraterni rapporti e sono lieto di poter ricordare un loro successo, in una regione in cui è stato ottenuto l'annullamento del provvedimento della giunta regionale che limitava a 43 anni il tetto anagrafico per l'accesso alle procure, alle procedure di PMA. Siamo però in una regione in cui non vengono riconosciuti i rimborsi e abbiamo agito, ci sono già sentenze favorevoli, speriamo di ottenerne una a Varese nel prossimo futuro, per coppie che hanno dovuto sottoporsi alla PMA in altra regione perché la tempistica lunghissima che prima è stata ricordata impediva loro di farlo in Lombardia, e sappiamo quanto l'anagrafe sia importante per la possibilità di concepimento, per sentirsi poi opporre però dalla regione che non rimborsa, dopo che le altre regioni hanno richiesto il pagamento e ovviamente lo hanno richiesto ed ottenuto, per la banale ragione che se non l'avessero fatto la regione Lombardia non avrebbe poi riconosciuto loro in sede di compensazioni regionali i relativi importi. È un diritto delle persone, è un diritto alla salute, è un diritto che deve essere riconosciuto quando si sono ottenuti trattamenti medici non per un turismo, come dire, capriccioso o di piacere, ma perché per necessità si andava altrove. Se poi le coppie intendono rivolgersi al privato, va benissimo. Però questa è una loro libertà, non deve essere una loro necessità. Altra cosa che, e questa invece l'abbiamo già conclusa positivamente, intervenendo presso un ospedale bolognese, dove erano crioconservati gameti maschili di una coppia in cui purtroppo il lui era venuto a mancare. Erano crioconservati, in Spagna l'inseminazione della donna era ed è possibile, ne ha chiesto la restituzione e c'è stata una grossa resistenza. Anche questa è una cosa un po' italiana, ma non è, io credo, noi crediamo, dovuta, come dire, all'inclinazione al burocratese che pure questo paese presenta spesso e volentieri.
ma dovuta al fatto che culturalmente tutta una serie di strutture e di persone, meno si applica questa legge, più sono contenti, perché tutto sommato vivono questa legge come un nemica della naturalità, dove se si nasce bene e se non si nasce si deve sopportare il cattivo destino, come se non si fosse di fronte a una patologia. Di fronte a un'insistenza giuridicamente motivata della signora per ottenere non la restituzione a sé, perché giuridicamente la normativa non lo consente, ma il trasferimento in Spagna dei gameti crioconservati, alla fine è stato possibile ottenerlo e i gameti sono andati, se la memoria non mi inganna, a Barcellona. Possiamo in questa sede fare gli auguri alla coppia che purtroppo come tale è solo una coppia sulla carta, lui è mancato, ma almeno a lei, perché il loro progetto possa essere realizzato. Lo dico perché, oltre agli argomenti che Giulia accennava presentando il mio intervento, c'è un'ulteriore vicenda, per l'esattezza ce ne sono due, che stiamo seguendo, di coppie in cui purtroppo il lui è venuto a mancare, coppie italiane, lui, entrambi con gravissime patologie oncologiche che hanno portato alla morte, con crioconservazione fatta proprio perché in presenza di una patologia oncologica le terapie per quella patologia facevano ritenere molto probabile comunque la sterilità. Purtroppo qui non si è trattato di sterilità, si è trattato di morte, ma la terapia di PMA era già iniziata. Ora, la battaglia perché si è riconosciuto il fatto che, come per una donna incinta, quando è iniziata una procedura di PMA, questa è iniziata e quindi la coppia dal punto di vista del progetto genitoriale permanga e si possa continuare, è una battaglia che vede avversari agguerritissimi, perché tutto sommato si pensa che in realtà invece questa sia la richiesta di una single che vuole perpetuare la memoria del marito. Stiamo battendoci come abbiamo sempre fatto, non vi dico che stiamo battendoci per vincere come sempre abbiamo vinto, abbiamo in effetti quasi sempre vinto. Abbiamo una percentuale ben alta, ma l'abbiamo vinta per testardaggine. Se non ci riusciremo in primo grado esistono i reclami, esistono gli appelli. Ultima operazione, perché noi siamo quelli dei iure condito, non dei iure condendo, che stiamo realizzando, per meglio dire che per la parte formale abbiamo già realizzato, è un atto di intervento alla Corte Costituzionale sulla base della nuova normativa, quella che è entrata in vigore nei primi mesi, le prime settimane di quest'anno. Un tempo le associazioni intervenivano e venivano, nonostante che i loro atti fossero sempre letti, quindi offrissero un contributo di riflessione ai giudici della Consulta, ma venivano escluse dal giudizio costituzionale perché la giurisprudenza della Corte diceva non sono parti dei giudizi originari, perché c'era sempre la coppia, c'era l'eteroomosessuale, c'era l'interessato o l'interessata contro una struttura, non c'era un'associazione, salvo qualche caso statisticamente più ridotto, e quindi non essendo parti di quei giudizi di provenienza, tecnicamente si dice i giudizi attivus, non eravamo ammessi alla discussione. La Corte però, ritenendo interessante il contributo che poteva essere proposto dalle associazioni, ha creato un nuovo sistema procedurale per il quale queste possono depositare degli atti in cui approfondiscono i temi, offrono ulteriori riflessioni e considerazioni giuridiche. Lo abbiamo fatto per una situazione, voglio dire situazione perché qui si tratta di bambini, che hanno visto l'impossibilità in Cassazione, perché questo purtroppo è l'orientamento della Cassazione, di trascrivere il loro atto di nascita, perché loro non è un atto di nascita anagraficamente formato, questi con fatica si riesce a trascrivere, ma è una pronuncia giurisdizionale, una pronuncia di una corte canadese. In questo caso è stato eccepito e in altra situazione la Cassazione ha purtroppo dato ragione a questa prospettazione, che i provvedimenti giudiziali stranieri non si possono trascrivere
non si possono riconoscere laddove contrari all'ordine pubblico. E qui la contrarietà all'ordine pubblico deriverebbe dal fatto che questi due bimbi sono bimbi nati grazie a una gestazione per altri eseguita in Canada nel pieno rispetto della normativa di quel paese ove è legittima. A noi non pare proprio che qualsiasi cosa si pensi della gestazione per altri si possa pensare che sia equo che per disincentivarla si debbano misconoscere i diritti di due bambini che peraltro sono e sono con il loro papà, sono in quella famiglia, ci rimangono, famiglia assolutamente monitorata vista la visibilità giuridica in cui ha dovuto ritrovarsi, ma che si vedano negati un diritto. La questione è tuttora pendente, noi abbiamo supportato in tutte le maniere possibili queste prospettive. Ovviamente ci saremo anche per tentare di ampliare in tutti i modi gli ambiti di applicazione, sono stati enunciati prima, della legge 40 e su questo poi gli amici e i colleghi vi relazioneranno. Questo è una rapida fotografia non di quello che ho fatto, di quello che tutti abbiamo fatto. Era il gruppo che dicevamo agli inizi, e Giulia e tutti gli altri dell'associazione, e il frutto e il risultato di un lavoro collettivo, e mi piace ricordarlo perché proprio questo impegno collettivo ha dato e sono convinto che continuerà a dare dei risultati molto buoni. Grazie. Grazie a te Massimo, non posso che essere d'accordo. E, tra l'altro appunto di gestazione per altri parleremo a breve, ma vorrei fare prima una piccola eccezione a quello che ho detto poco fa, e cioè è arrivata una domanda per Gianni Baldini e una per Baldini e Massimo Clara. Siccome so che l'avvocato Baldini a breve dovrà lasciare il webinar, forse ne approfitto per rivolgere intanto questa domanda. Dunque, la domanda arriva da Stefania Pia Perrino ed è la prima è: possiamo ancora qualificare il consenso di quell'articolo 6 posto a protezione di un futuro terzo come un consenso informato? È possibile applicare la nuova legge 10 del 2020 sulla destinazione allo studio e alla ricerca anche alle parti del corpo, destinazione allo studio e alla ricerca anche alle parti del corpo, ai gameti, agli embrioni abbandonati in ragione della qualificazione operata dal Tribunale di Milano e Corte d'Appello di Milano degli embrioni ottenuti da reato e degli ovociti sottratti alla donatrice? Questa è la prima domanda e aspetto magari a fare la seconda se... Che domandona, dovrei prendere appunti. Allora, intanto posso trattenermi un'altra mezz'ora, mi hanno rinviato l'appuntamento, quindi posso rimanere con piacere per ascoltare anche i colleghi. Dunque, allora la domanda. Dunque, a mio avviso si tratta sempre di consenso informato, cioè l'articolo 6... non ci dimentichiamo che è l'articolo sul consenso informato forse più lungo che esiste in una legge speciale ed è stato declinato poi dal Ministero di Grazia e Giustizia, addirittura che ha predisposto i moduli che i centri usano per acquisire il consenso da parte dei pazienti, che, come dire, è una follia. Cioè, non esiste un trattamento sanitario in cui il consenso informato è predisposto dal Ministero di Grazia e Giustizia, così come è previsto dalla legge 40, peraltro. Quindi, che si tratti di consenso informato non c'è dubbio. Il punto è che qui è un consenso informato che va correttamente declinato, io lo sottolineo. Da poco ho redatto quella comparsa proprio lì al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il giudice ci ha fatto discutere sul 700 per un'ora e mezzo, quindi come dire, perché il tema è veramente di grande interesse, perché insomma questo è un consenso informato di entrambi. Però poi diventa un consenso informato, vorrei dire, integrale, a cui sono integralmente applicabili le norme relative al tema di revocabilità, a mio avviso, per la donna. Perché è un consenso al trattamento che la donna fa su se stessa. Voglio dire, il trattamento sanitario chi lo subisce? Mica lo subisce il marito. Cioè, il marito si limita semplicemente, il marito, il compagno, il partner, si limita semplicemente a offrire i gameti, che sono indispensabili per la fecondazione e la creazione dei blastocisti, ma dalla fase farmacologica, alla fase diagnostica, alla fase del pick-up, alla fase del transfer, alla fase dei monitoraggi, cioè, voglio dire, è un consenso che è sulla donna. Quindi
le regole sul consenso informato, vorrei dire quelle della legge 219 del 17, perché la legge sul testamento, cosiddetto testamento biologico, non ci dimentichiamo, riporta a un valore, come dire, l'articolo 1 ha un valore, a mio avviso, ed avviso di molta dottrina, ha un valore diciamo generale, che va oltre le dichiarazioni anticipate di trattamento. Quindi quelle regole che prevedono la piena revocabilità del consenso e la presenza del consenso in ogni fase del trattamento valgono per la donna. Per l'uomo, secondo me, va correttamente declinato il discorso, perché l'uomo dà un legittimo, cioè presta il consenso ed è indispensabile, ma nel momento in cui lo presta, presta un consenso, un trattamento sanitario altrui. Presta un consenso che determina l'avvio di una blastocisti, di un embrione, chiamatelo come volete, che non è un soggetto di diritto, ma che sicuramente è un'entità meritevole di tutela nella logica dispositiva della realizzazione di un progetto genitoriale. E quindi c'è un legittimo affidamento della donna. E se quel legittimo affidamento, per cause imputabili all'uomo, viene meno perché la coppia si separa, lì c'è il tema di una donna che aveva un legittimo affidamento e che ora ha 42, 43, 45 anni, di un embrione che è lì crioconservato in attesa di essere trasferito, privo di alternative, perché alla ricerca scientifica non può essere dato. La doppia eterologa si discute se sia possibile, la donazione dell'embrione. Quindi, e dall'altra parte c'è un uomo che viene meno come dire, al consenso che aveva inizialmente dato. Sono venuti meno i presupposti, certamente, però il patto condiziona il diritto. Viceversa, se invece, come dire, quella situazione viene meno per effetto di una decisione della donna, e allora sarebbe, come dire, è la donna che viene contraffatta proprio, ma quindi non può pretendere di far venir meno lei la responsabilità sul progetto genitoriale e poi pretendere di semmai realizzarlo da sola. Qui, voglio dire, ne possiamo discutere. Quindi non so se ho risposto alla sua domanda, però il tema è un consenso informato sicuramente, ma è un consenso informato particolare, che va correttamente declinato, perché lì c'è uno che dà il consenso al trattamento di un altro e poi c'è che da questo consenso, come dire, sorge un avvio di vita che potrebbe diventare un figlio. Non ci dimentichiamo che ci sono due sentenze della Corte di una sentenza in particolare, due vorrei dire, rilevanti della Corte di Cassazione, le quali consentono, la prima alla vedova, ma lì c'era il consenso del marito defunto, ma di avviare una maternità solitaria utilizzando gli embrioni che erano stati fertilizzati in vitro, dove il decuius è venuto meno, e la donna quindi può realizzare un progetto genitoriale condiviso, ma che realizza da sola. La sentenza della Cassazione, francamente, e per certi aspetti, però c'è, del 2017, prevede che l'uomo non può, in un'ipotesi di eterologa fatta in Spagna, l'uomo non può revocare il consenso dato alla fecondazione dell'ovocita, analogamente a come non potrebbe disconoscere la paternità sul figlio nato da eterologa. La Cassazione fa questo parallelo, che, dicendo che revocare il consenso alla fecondazione, che la donna si sottoponga alla PMA per realizzare il progetto genitoriale, equivale a disconoscere la paternità del figlio una volta nato. Sono norme che si equivalgono, dice la Cassazione. Quindi, seconda, una battuta, io credo che la legge 20 riguarda parti del corpo, cellule, e gameti, ma l'embrione, a mio avviso, proprio perché non è un gamete, non è una parte del corpo di provenienza di un soggetto, ma è nemmeno la somma, è la sintesi di due parti del corpo, di due soggetti diversi che hanno originato una terza potenziale parte. Quindi, torniamo lì, l'embrione diciamo, è un'altra cosa, cioè l'embrione inteso come la blastocisti è un'altra cosa, a mio avviso va declinata in un altro modo. Ho finito.
Giulia, il microfono. Scusate. Dunque, grazie, ci sarebbero altre due domande, ma so che non siamo in tempo, quindi magari le condividiamo ugualmente e poi nei prossimi giorni cerchiamo di dare una risposta o tramite il sito o in altro modo, se va bene. Grazie intanto. Dunque, a questo punto, allora, procederei con gli interventi della Commissione per poi appunto lasciare le domande alla fine. Abbiamo parlato di percorsi che richiedono delle risorse, abbiamo parlato appunto di risorse, sono risorse emotive, personali, sono risorse finanziarie. Serena Caprio è un medico radiologo che sta percorrendo un percorso di procreazione medicalmente assistita da donna single all'estero, perché in Italia appunto non è consentito. Do quindi con piacere a lei la parola per raccontarci la sua esperienza che ha voluto condividere con noi, e quindi intanto la ringrazio. Sì, buonasera, grazie per avermi dato la possibilità di intervenire. Ringrazio te Giulia e soprattutto Filomena Gallo, a cui va il mio affettuoso saluto, che sento da un po' di tempo, in quanto la mia esperienza nasce circa 2 anni fa, quando io da comune cittadina mi sono battuta per la modifica della legge in merito alle estensioni delle adozioni ai single, quindi la mia storia comincia in maniera un po' differente. Faccio una breve premessa in merito, perché appunto la normativa in vigore in Italia in merito alle adozioni single contempla la possibilità di adozioni speciali riguardanti le persone singole, però con delle limitazioni che conosciamo, insomma, abbastanza, nel senso che esistono, come ben sappiamo, le cosiddette adozioni speciali riservate ai single, e questa purtroppo è la prima sono andata incontro, perché appunto le adozioni speciali sono casi molto limitati e appunto riguardano situazioni ben precise, molto, molto ristrette, insomma. E infatti ho raccolto con una petizione online più di 25.500 firme a sostegno di questa modifica, e nel 2018 alla Camera dei Deputati ho presentato la proposta di modifica della legge insieme all'onorevole Laura Ravetto, che mi ha accompagnato in questa battaglia. Anche perché ci sono alcune contraddizioni nell'attuale legge sulle adozioni, in particolar modo riguardanti i single e la possibilità di adottare, ad esempio, bambini speciali, i cosiddetti bambini diversamente abili, a cui si dà la possibilità di essere adottati da parte delle persone singole. Questo ci sembra contraddizione, nel senso che com'è possibile dare a un singolo la possibilità di adottare un bambino, diciamo, speciale, diversamente abile, un bambino che in realtà avrebbe bisogno della doppia figura, sia materna che paterna. Ci è sembrato un po' un'ipocrisia, una contraddizione. Il tempo è passato, io ho continuato molto caparbiamente la mia battaglia da sola. Ho rilasciato anche alcune interviste perché non mi sono arresa. Però purtroppo tutto questo si è consumato nell'indifferenza del mondo politico, a cui io mi sono rivolta in più di un'occasione, grazie anche a Laura Ravetto e della società civile. E ho capito che evidentemente le tematiche relative ai diritti civili non interessavano. E quindi ho deciso da circa un anno, single, di intraprendere un percorso all'estero di fecondazione assistita, perché per l'Italia io continuo a non esistere sia come donna che come possibile futura madre.
Mi sono sempre chiesta come sia possibile che, nonostante io sia una cittadina italiana, pago le tasse, non posso accedere alle procedure di fecondazione assistita in Italia perché sono una donna single. E in questo periodo, dove, come ben sappiamo, la pandemia ci impone delle ristrettezze anche nella movimentazione, eccetera, è molto molto difficile spostarsi all'estero, soprattutto in Spagna in questo periodo. Io sto avendo tantissime difficoltà, soprattutto nel poter espletare il mio percorso, e appunto a volte mi sento proprio abbandonata, perché penso che uno Stato che mi sta obbligando durante una pandemia a recarmi all'estero per intraprendere un percorso medico così importante, mi chiedo che razza di Stato è. Certo, si tratta di quella in questione, è una mia libera scelta, però sono pur sempre cittadina di uno Stato libero e democratico che nei miei confronti ha assunto un comportamento, a mio avviso, discriminatorio e pregiudizievole. Quindi mi sento abbandonata come donna, e ancora di più mi sento sola, perché con mille paure e pressioni, perché si tratta di un percorso medico non da poco, devo affrontare un viaggio in Spagna, lo dico apertamente, e peraltro anche economicamente dispendioso. Mi sento, devo ammetterlo chiaramente, diversa da tutte le altre donne che hanno un marito e un compagno in questo momento, e nel contempo lotto anche contro il tempo e l'eventualità che non diventerò mai madre, perché ho 40 anni e la sfiducia aumenta, si accresce, e insomma la pressione della pandemia, dei rischi a cui si va incontro andando in Spagna per sottoporsi a queste procedure, si moltiplica per il fatto che hai l'ansia, appunto, di dover far presto, di dover restringere i tempi il più possibile perché hai una certa età. Ed è questa, appunto, secondo me, l'ingiustizia peggiore attualmente: non essere considerata dallo Stato italiano come tutte le altre donne. Sono un po' emozionata, insomma, nell'esporre questa situazione, perché mi sento proprio, non so come dire, sì, ho già detto abbandonata, però mi sento anche tanto discriminata, perché vorrei realizzare il mio desiderio di diventare madre, e però allo stesso tempo mi sento che lo stesso Stato italiano mi sta ponendo degli ostacoli non da poco. E questa situazione del mio percorso di fecondazione assistita si intreccia anche con la battaglia che ho intrapreso nel contempo per appunto arrivare alla modifica della legge sulle adozioni, di estenderla in questo caso anche ai single. E anche in questo caso io, come single, non ho avuto le stesse possibilità di una coppia, anche di una coppia di fatto alla fine. Io non voglio arrendermi comunque, e appunto per questo mi sono iscritta all'associazione Luca Coscioni, ho scritto tante volte a Filomena Gallo, perché questa è una battaglia che non è soltanto la mia, di donna single, ma è di tante donne, anche di diverso orientamento sessuale, che in questo momento sono costrette, in questo momento così delicato, sono costrette a intraprendere un viaggio molto pericoloso, secondo me, all'estero, e quindi mi faccio portavoce di tante donne che ho incontrato sui social, perché ci sono anche gruppi sui social che stanno portando avanti il loro percorso in questa situazione pericolosa, e non voglio arrendermi nonostante il Parlamento italiano resti indifferente alle tematiche relative ai diritti civili e contrario
ad ogni possibile modifica della legge 40, e secondo me, lo dico anche apertamente, anche a causa dell'ingerenza della Chiesa Cattolica, nonostante io sia cattolica. Quindi voglio lanciare da questa platea anche un appello che spero venga ascoltato sia dal Parlamento italiano che appunto direttamente al Presidente Conte, e lo invito ad aiutare tutte le donne che come me appunto sperano di diventare Serena, temo sia andata via la connessione. Sì, temo di sì. Dunque, nell'attesa che Serena riprenda una connessione stabile, appunto, ecco. Dunque, nell'attesa appunto che ristabiliamo la connessione con Serena, che ringrazio e ringrazierò nuovamente a breve perché credo che non ci stia sentendo, per il coraggio di aver portato nel dibattito pubblico una questione così intima. Ad una modifica della legge. Serena, ecco, ora credo sia tornata la connessione, ci puoi sentire? Sì, in questo momento sì. E ho forse un po' di problemi io con la connessione. Non siamo riusciti ad ascoltare il tuo appello. Sì, io mi dispiace perché io vorrei appunto, mi ero rivolta proprio al Parlamento italiano, a tutto il Parlamento italiano, al governo, al presidente Conte, per sensibilizzarli, perché l'invito ad aiutare tutte le donne come me a diventare madri nel nostro paese e non andando all'estero. E quindi alimentando, secondo me, anche un mercimonio in questo caso, perché c'è anche questo dietro alcune cliniche, e poi perché da cittadina italiana io pago le tasse, sono una donna come tu, una professionista, e quindi ho il diritto, secondo me, di poter accedere a un percorso medico, che è quello della fecondazione assistita, e mi spetta, al di là degli orientamenti sessuali, di essere single, non parliamo di egoismo nel dover diventare a tutti i costi madre, eccetera, ma è una questione di coerenza e di essere, e soprattutto il nostro ordinamento ha il dovere di seguire l'evoluzione dei tempi. Grazie Serena, dicevo prima, non so se sei riuscita a sentire, ti ringraziamo per il coraggio di aver portato appunto in pubblico una questione così intima, per quello che vale ti posso dire che l'associazione Luca Cosciani da anni si batte, continua a battersi ancora per far cadere anche il divieto appunto di accesso alla fecondazione assistita per le persone single, quindi ripeto, per quello che vale da questa parte non sei sola. Ti ringrazio ancora anche Maria Sole, un'altra appunto delle nostre relatrici oggi, ha da qualche tempo intrapreso una battaglia per poter accedere, quindi per far cadere un ulteriore divieto che riguarda una questione di cui stiamo sentendo anche molto parlare ultimamente nel dibattito pubblico, parliamo appunto del percorso di gestazione per altri. Maria Sole, sì. Lascio a te la parola per raccontarci la tua esperienza. Grazie Giulia, e un saluto anche da parte mia a Filomena, un abbraccio. Allora, avete sempre sentito parlarmi in modo molto dolce, pacato, tranquillo, carino. Oggi sono incavolata nera. Incavolata nera. Penso che sappiate e conosciate tutti, siete venuti a conoscenza della proposta di legge. Se non lo sapete, Mara Carfagna, appoggiata da Giorgia Meloni, hanno incamerato alla Camera una proposta di legge per rendere reato universale la GPA. A parte l'assurdità di questa proposta di legge, io mi sento un po' presa in giro. Vorrei leggervi una cosa che ha scritto Mara Carfagna, che sta per diventare madre, tra l'altro. Proposta fatta da due madri. Fare un figlio è innanzitutto una scelta d'amore, ha svelato. È il coronamento di un percorso d'amore e dell'avere accanto un uomo attento e presente che ama l'idea di fare una famiglia.
una relazione solida e stabile rappresenta sicuramente un presupposto importante. Ci sono donne che hanno tutto questo e decidono di non fare figlio, ma ci sono moltissime donne che invece rinunciano alla maternità perché manca un altro presupposto importante, che è la solidità economica e la possibilità di fare progetti a lunga scadenza. No, cara Mara Carfagna, ci sono tantissime donne che rinunciano a questa possibilità perché una legge glielo vieta. Nel mio caso, tantissime donne nate senza utero, sposate, che vorrebbero avere questa possibilità, che essendo famiglie monoreddito non hanno i 150.000 euro o giù di lì che sono richiesti per andare all'estero a farla, ma che vorrebbero coronare il tuo stesso sogno d'amore. Perché se è vero che avere un figlio non è un diritto, decidere come costruire la propria famiglia, sì, quello deve essere un diritto. E in un libero Stato una scelta libera per le donne, per le coppie che decidono di succedere a questo. Ringrazio Serena per essersi mostrata, perché so che non è facile portare davanti all'opinione pubblica le proprie storie. Io per prima ho preso insulti, denunce e quant'altro, ma non importa, sono nel giusto. Per il primo anno sono contenta di annunciarvi che al congresso finale ci saranno altre donne come me che finalmente hanno deciso di metterci la faccia per dire: guardate che non è solo Maria Sole a richiedere una GPA, non è un caso singolo. Ci sono tante donne, donne nate senza utero, donne che hanno subito isterectomie, donne che hanno patologie talmente gravi da non poter portare avanti una gravidanza. E se un'amica, una sorella, una madre di queste donne decide senza compenso, quindi magari solo a rimborso spese, perché una donna che affronta una gravidanza ha delle spese, di affrontare una gravidanza e di rendere questa donna madre e questa coppia una famiglia, chi è Mara Carfagna o Giorgia Meloni, due madri, vi ripeto, due madri, per dire no, voi non potete. Non solo non potete in Italia, donne italiane, voi non potete in Italia, non potete neanche andare all'estero adesso. È una cosa veramente, sono incavolata nera, scusatemi. Per questo sono contenta però che questa proposta abbia dato una mobilitazione. Infatti vi preannuncio che il 9 insieme ad altre ragazze, e stiamo aspettando la conferma di Famiglia Arcobaleno, saremo in piazza a Montecitorio dalle 15 proprio per manifestare contro questa proposta di legge. La critica che ci viene mossa a tutte: ci sono tanti bambini da adottare. No, non è così, non ci sono tanti bambini da adottare. Serena ha fatto una grandissima cosa combattendo anche per la legge sulle adozioni. Vi dico che le adozioni sono altrettanto care, perché le adozioni che funzionano sono le adozioni internazionali, si parla di 40.000 euro. Allora, se vogliamo fare delle leggi a portare veramente dei cambiamenti, facilitiamo le adozioni. Ci sono coppie che si rivolgono alla maternità surrogata, alla GPA, dopo 10 anni di attesa nei tribunali per avere ad adozione un bambino. Allora fate una legge sulle adozioni, ma lasciate libere le coppie di scegliere come costruire le proprie famiglie, anche ricorrendo a una GPA solidale. Per questo c'è bisogno di una legge. Nel 2016 l'associazione l'ha già proposta, Ida adesso parlerà della proposta di legge dell'associazione Luca Coscioni, e noi ci faremo sentire il 9, ci faremo sentire il 10 e l'11 al congresso. Noi donne vorremmo, insomma, le fautrici di questa legge, le usufruttrici di questa legge, vorremmo dare anche il nostro contributo e dire: noi non vogliamo un divieto assoluto, vogliamo una legge che ci tuteli. Siamo contro lo sfruttamento, è vero, ci sono tanti paesi in cui la GPA è uno sfruttamento di donne povere, ma l'unico modo per impedirlo non è bloccare tutto, ma regolamentare. E questo chiederemo a gran voce il 9, il 10 e l'11. Ho concluso, grazie. Grazie Maria Sole, arrivi forte e chiara, arriva la tua rabbia, grazie. Arriva la tua tenacia, e faremo in modo, anche se appunto non stanno ascoltando ora, faremo in modo di far arrivare anche la tua risposta a Mara Carfagna e a Giorgio Meloni. Grazie. Dunque, hai anticipato che a breve Ida parlerà della proposta di legge elaborata da Associazione Coscioni insieme ad altri. Prima di arrivare a parlare della proposta, chiederei all'avvocato Cinzia Ammirati di parlarci di cosa succede nei tribunali, quali sono appunto delle pronunce più significative in materia di gestazione per altri, e a che punto siamo. Grazie.
Credo che non si senta il microfono. Dovrebbe essere in realtà attivato autonomamente, perché da qui non possiamo farlo. Non per ora, e allora forse cambierei l'ordine degli addendi fino a quando non risolviamo il problema, la questione microfono. Cambiamo l'ordine degli addendi? Cosa dite? Giustamente. Bene, allora... Eccoci. Bene. Giulia, faccio un ultimo tentativo mandandogli una notifica. Vediamo se mi viene richiesta attivazione audio. No, non la sentiamo comunque. No. Nulla, dovrebbe essere arrivata una richiesta di attivazione audio, ma pare che non ci sia. Proviamo, ma non c'è l'audio. Dunque, io per ora appunto forse darei la parola a Ida nel frattempo, cerchiamo di risolvere nel frattempo, così facciamo un punto alla fine. Adesso non mi sento niente, sì. Non c'è più. Sì. Sì. Oh, bello. Allora, saluto tutti, Ida. Ci sarei dopo, grazie comunque per la possibile sostituzione. Saluto Filomena, saluto tutti gli amici, saluto fortemente Maria Sole, con la quale mi sono vista più volte, l'abbraccio forte, insomma, e sono contenta di essere qui per parlare di maternità surrogata, che è un tema a me molto caro. E Filomena mi ha chiesto di inquadrare un po' e di spiegare un pochino cos'è la maternità surrogata per anticipare i temi che saranno poi trattati comunque da Ida. Allora, per maternità surrogata intendiamo uno dei metodi di fecondazione assistita, è il più controverso ovviamente, che può essere esperito da coloro che abbiano difficoltà a procreare naturalmente e debbano quindi ricorrere alla procreazione artificiale. La procreazione, la gestazione per altri, prevede un intervento di una donna che generalmente è estranea alla coppia o al singolo, la quale si rende disponibile ad offrire il proprio utero per portare avanti la maternità. Noi abbiamo in genere, la maternità surrogata si divide in due grandi gruppi, quella di tipo tradizionale, dove viene fecondato proprio l'ovulo della donna che si offre per la surrogazione, ed è un tipo di maternità, di gestazione, questo proibito quasi in tutti i paesi. Ha dei vantaggi dal punto di vista medico, perché la donna si sottopone ad uno stress medico e psicologico sicuramente minore, però ha meno spese e così via, però diciamo ha delle implicazioni etiche che impediscono diciamo di percorrerla. Quella che normalmente viene praticata è la surrogazione gestazionale, dove nell'utero della donna che si offre per la gestazione si impianta un embrione realizzato in vitro, che può avere sia una relazione genetica con i committenti o può provenire addirittura da altri donatori. Comunque, quello che si chiede alla madre surrogata è di portare avanti in genere la gravidanza. Nel nostro ordinamento la pratica di surrogazione di maternità è espressamente vietata dall'articolo 12 della legge 40 del comma 6, scusatemi, che sancisce un divieto che è rafforzato anche da una sanzione penale, come sapete, e per cui chiunque in qualsiasi forma realizza, organizza, pubblicizza la commercializzazione di serie gameti o la surrogazione di maternità è punito con una reclusione che va da 3 mesi a 2 anni e con una multa da 600 a 1 milione di euro. E tale divieto non è stato purtroppo travolto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale quando si è parlato del divieto di fecondazione eterologa, non so se ricordate. Comunque diciamo che il Tribunale di Roma nel 2000 aveva intrapreso un percorso del tutto diciamo opposto a quello poi eseguito dalla Corte Costituzionale. Infatti il 17 febbraio del 2000 un giudice ha autorizzava
un medico attraverso un provvedimento d'urgenza ex articolo 700 ad effettuare l'impianto dell'embrione appartenenti ad una coppia, marito e moglie, quindi una coppia sposata, nell'utero di una donna che si era offerta volontariamente e gratuitamente di portare avanti la gravidanza per conto loro. E in quel caso la donna coniugata, cioè colei che aveva chiesto, faceva parte della coppia, era affetta da una patologia che ne determinava l'impossibilità di portare avanti la gravidanza, però era in grado di produrre ovociti. Quindi i coniugi cosa avevano fatto? Avevano contattato un ginecologo che aveva proceduto alla fecondazione in vitro con utero surrogato, ma una volta appunto arrivati alla creazione dell'embrione, si era dovuto procedere a una crioconservazione degli embrioni perché mancava la donna disponibile a portare avanti la gravidanza. E la donna disponibile a portare avanti la gravidanza si è manifestata 4 anni dopo. E a quel punto però era successa un'altra cosa, era entrato in vigore il codice deontologico dei medici, che all'articolo 41 aveva espressamente vietato la pratica della maternità surrogata. Quindi il giudice si trovava di fronte a questa situazione con un codice deontologico vietava assolutamente l'accesso a questa pratica. Allora, a quel punto il giudice ha effettuato una valutazione degli interessi coinvolti e ha ritenuto ha riscontrato l'esistenza dei presupposti sia del fumus bonis iuris sia del periculum in mora, identificando il fumus bonis iuris nel diritto che la coppia aveva alla procreazione e il periculum in mora invece nel rischio di una perdita dell'attività di proliferazione degli embrioni in questione. A quel punto, sempre il Tribunale, lì è forse un passaggio più interessante, ha ritenuto che tra le parti si era creato un vero e proprio contratto atipico, contratto che dava un impegno della madre portante all'impianto di un embrione formato da materiale genetico in una coppia committente, quindi aveva individuato in questo accordo un contratto del tutto atipico e autorizzato questo, cioè ritenuto legittimo questo contratto atipico perché non era previsto un corrispettivo. Inoltre, sempre il giudice riteneva e ha ritenuto in quel caso che non vi era alcuna violazione delle norme sull'adozione e a quel punto non ha ritenuto illecito il contratto che era stato concluso, ok? Tenendo anche conto che poi il codice deontologico era stato emanato dopo l'accordo che le parti avevano concluso col medico, quindi ritenendo il contratto anteriore all'entrata in vigore del codice deontologico, ritenendo che questo accordo non violava in alcun modo, perché è gratuito, le leggi sull'adozione, ritenendo che le parti avevano un diritto alla procreazione che è assoluto, aveva autorizzato l'impianto. Oltretutto, lo so, sono passaggi piuttosto complicati, però è interessante questa ordinanza, secondo il giudice poi non si poteva assolutamente vietare a prioristicamente l'utilizzo delle tecniche innovative che potevano essere idonei a soddisfare il diritto della coppia ad avere un figlio e che quindi bisognava lasciare molto spazio alle scelte individuali quando siano sia consapevoli che responsabili. E, tra l'altro, questo contratto atipico, spero di essere chiara, secondo il Tribunale riteneva appunto che tutte le parti in causa
era intervenuto un contratto atipico che, ai sensi dell'articolo 1322, la cui meritevolezza della tutela poteva essere individuata nell'aspirazione della coppia a realizzarsi come genitori. E quindi un diritto assoluto alla procreazione è, tra l'altro, riferendosi ai principi della Corte Costituzionale, quindi un diritto dei genitori ad avere un figlio, ma un diritto anche a tutelare la vita fin dall'inizio, riferendosi all'embrione, ovviamente. Allora, quindi, riconoscendo un contratto atipico e riconoscendo tutte queste caratteristiche di gratuità, di diritto ad avere, ad essere genitori, il tribunale concludeva nell'autorizzare il medico all'impianto dell'embrione. Oggi la situazione è completamente diversa perché ovviamente partiamo da intervengono come posso dire troppi fattori. E vi sono anche dei contenuti diversi che vanno poi a riversarsi nelle varie sentenze, perché tutta la giurisprudenza sia degli stati, della Corte Costituzionale, delle corti costituzionali, delle corti supremi, della Corte Europea dei diritti umani tengono conto del fatto che vi è una grande eterogeneità del trattamento della surrogazione di maternità nei vari paesi, cioè ogni paese ha una propria legislazione, e in più l'emersione dei diritti delle coppie omoaffettive anche in relazione al loro desiderio di essere genitori, e in più la necessità di trasferire questi status che si creano all'estero normalmente, perché come si diceva, ci ricordavano prima i vari racconti, normalmente si va all'estero anche perché appunto da noi è vietato per la maternità surrogata, e ora ogni paese, come dicevamo appunto prima, ha una propria legislazione, ma forma anche proprio degli status genitoriali che devono essere in qualche maniera riversati nel nostro paese. Vi faccio un esempio. Allora, noi possiamo avere una relazione biologica tra uno dei componenti della coppia committente e il minore che nasce, no? E che ovviamente può avere anche insomma la relazione con la madre. Quindi esiste una relazione è del caso di un uomo che riversa il proprio materiale genetico nell'embrione, oppure può esservi una relazione biologica, cioè la donazione di un ovulo della donna, ma che non può essere riconosciuta nel nostro paese, perché come voi tutti sapete, da noi il figlio che nasce da una donna, quella è la madre, quindi indipendentemente dal materiale genetico del figlio. Quindi questo non può essere racchiuso in un solo caso e non può essere spiegato in un solo caso, anche perché poi ci sono i casi in cui non vi è alcuna relazione genetica tra il bambino e tra i genitori e tra quelli che dovrebbero essere i genitori. Quindi abbiamo diverse ipotesi che si creano e un'impossibilità ad avere una giurisprudenza in qualche maniera conforme. Allora, cosa succede? A Roma, ad esempio, quando vi è una relazione genetica, in questo caso maschile, cioè che attraverso la prova del DNA si può riconoscere il padre, il Tribunale per i minorenni di Roma ha, con pronunce che sono state continuamente confermate dalla Corte d'Appello, ha riconosciuto il diritto del partner della coppia omoaffettiva di richiedere un'adozione del figlio. È un tipo di adozione che però non è come le adozioni di tipo, diciamo, tradizionali, che prevede un pieno ingresso del minore nella famiglia, ha tutti una serie di aspetti anche relativamente ai diritti successori. In questo caso, per esempio, il bambino, e stiamo parlando ovviamente della stepchild adoption,
il bambino non ha diritti di successione con il genitore che lo adotta. Ora, questo è per dirvi che l'argomento di cui vi parlerà Ida è un argomento molto complicato, perché la gestazione per altri, oltre agli aspetti che, come insomma, prima abbiamo detto, coinvolge degli aspetti emotivi, etici importanti, coinvolge anche il tipo di legame che i committenti hanno con il bambino che nascerà. Allora, sicuramente il Tribunale di Roma, con la sentenza del 2000, identificando, riconoscendo la necessità che la gestazione per altri debba essere gratuita, ha in qualche maniera indicato una strada. Del resto è anche quello che diceva prima Maria Sole: ci possono essere dei rimborsi di spesa, ma la gratuità deve essere alla base di tutto. Questo per evitare che ci sia uno sfruttamento delle donne, alla base delle donne. E la gestazione per altri prevede, ed è, come posso dire, forse l'esempio più generoso che possa esserci in una collettività, perché oltre ad essere una parente a poter prestare il proprio utero, in alcuni casi può essere anche un'amica. E questo fa della gestazione per altri, diciamo, forse la migliore delle cure alla sterilità. E bisognerebbe in qualche maniera darle il maggior peso possibile in una società e non combatterla con, come quella orribile proposta di legge che è stata da poco proposta dalle due nostre politiche a cui si riferiva prima Maria Sole. Lascio la parola a Ida e vi ringrazio. Grazie mille, grazie. E molto tecnico ma anche molto chiaro, e ora lascio anche la parola a Ida, passiamo alla parte delle proposte. A te la parola, Ida. Grazie Giulia, grazie Cinzia. E, mi potete confermare se riuscite a guardare le slide? Si vedono? Ok. Allora, anch'io ovviamente mando un abbraccio per adesso virtuale a Filomena e un bacione, insomma. Senza di lei sicuramente questa commissione non ha lo stesso sapore. Allora, io oggi vi illustrerò quello che è il contenuto della proposta di legge che abbiamo elaborato con il supporto di tanti colleghi esperti, dell'Associazione Luca Coscioni e di anche altre associazioni di settore, insomma, che si interessano anche della tutela dei diritti umani. E vorrei intanto focalizzare l'attenzione sulle motivazioni, sulla ragione di questa proposta di legge. Perché serve una legge in una materia e in un settore così tanto delicato? Serve una legge perché sicuramente l'intenzione di combattere o l'intenzione di porre dei divieti in maniera appunto aprioristica può spesso dar luogo alla creazione di quella che è una situazione di incertezza normativa, nella quale spesso si nascondono delle situazioni di abusi e di sfruttamento. Quindi l'obiettivo fondamentale della proposta di legge in materia di gestazione per altri solidale e altruistica, poi vedremo perché appunto l'intenzione di definirla in questa maniera, è intanto evitare situazioni di incertezze normative e quindi di sfruttamento e abuso di diritto, tutelare la libertà di autodeterminazione individuale e soprattutto tutelare anche i diritti dei minori che, come ricordava Cinzia poco fa, nascono da percorsi di gestazione per altri all'estero nel rispetto e in applicazione della legge straniera
e che poi al rientro in Italia spesso purtroppo, soprattutto in relazione ad alcune casistiche particolari, godono di una tutela a metà, perché spesso vengono riconosciuti, se all'estero vengono riconosciuti come figli di due genitori, spesso nei paesi dei quali possiedono la stessa cittadinanza, perché sono nati in quel paese che si è dotato dello ius soli, in Italia poi vengono riconosciuti come figli di uno solo dei due genitori, che generalmente è il genitore biologico. Poi ovviamente ogni caso va valutato a sé, ma questo succede purtroppo molto spesso. Cosa significa gestazione per altri solidale altruistica? Non mi soffermerò sulla definizione di GPA perché l'ha già fornita appunto egregiamente Cinzia, ma vorrei più che altro soffermarmi sulla tipologia di accordo di gestazione per altri che è stato ipotizzato in riferimento a questa legge e che è un accordo di tipo gestazionale, per cui è una tipologia di gestazione per altri nell'ambito della quale non c'è alcun tipo di collegamento biologico tra la gestante e il bambino, proprio perché l'embrione viene creato da gameti che provengono dalla coppia stessa o da donatori terzi. Ma in questo caso io vorrei soffermare l'attenzione sulla definizione di gestazione per altri, che è ricollegabile poi al concetto che vogliamo esprimere con questa proposta di legge. Per gestazione per altri in questo caso si intende un accordo tra un genitore singolo o una coppia e la gestante per altri, che decide di ospitare nel suo utero in maniera libera, autonoma e volontaria un embrione creato, appunto, abbiamo visto, con i gameti della coppia o di donatori terzi, e favorirne la crescita fino al momento del parto. Ma attenzione, confermando il suo consenso al riconoscimento dei diritti genitoriali sui nascituri in favore del singolo della coppia, non effettuando alcun tipo di rinuncia. Proprio perché, come vedremo più avanti, il rapporto genitoriale tra il minore e i genitori o il genitore intenzionale, in base al dettato di questa proposta di legge, si instaura nel momento stesso in cui c'è il trasferimento dell'embrione in utero, per cui c'è il trasferimento dei diritti genitoriali al momento dell'embryo transfer, e quindi il figlio e il bambino che nascerà da GPA verrà considerato figlio legittimo riconosciuto di chi ha manifestato il suo consenso ad accedere alla GPA. Non verrà mai riconosciuto come figlio legale della gestante per altri, che quindi dovrà poi rinunciare ai suoi diritti di madre, perché semplicemente lei la maternità legale non le viene mai riconosciuta. Cosa significa GPA solidale altruistica? Significa che la gestante avrà il diritto al riconoscimento del rimborso delle spese sostenute durante la gravidanza e direttamente o indirettamente collegate alla gravidanza stessa. Quindi potrà avere il diritto al riconoscimento esclusivamente di quelle che sono le spese e nulla di più. Per cui si parla di una GPA altruistica e solidale, anche perché potrà, come vedremo, essere è un percorso che potrà essere effettuato nell'ambito anche di quella che è una rete familiare o amicale. Chi può intraprendere questo percorso? Persone singole o in coppia che abbiano determinate caratteristiche: maggiorenni, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi, coniugate, conviventi o unite civilmente, di qualsiasi orientamento sessuale, e che si trovino nell'impossibilità di intraprendere o portare a termine una gravidanza. È evidente che vediamo a quali condizioni questi soggetti possono intraprendere questo tipo di percorso. È evidente la necessità che ci sia una valutazione professionale di opportunità medica concordata tra medico e paziente, per cui a seguito dell'analisi della situazione medica della coppia o del singolo ci sarà appunto una valutazione professionale medica relativa all'opportunità di continuare questo tipo di percorso. Ovviamente una valutazione professionale di opportunità medica, alla quale si affiancherà sicuramente una valutazione di tipo psicologica che permetta alla coppia di comprendere appieno
tutti gli effetti e le conseguenze di quella che è la sua scelta. Il consenso informato, abbiamo parlato tanto di consenso informato durante questa sessione, sarà fondamentale manifestare il consenso informato per iscritto tramite la sottoscrizione dell'accordo di gestazione per altri. E poi altri due elementi fondamentali che rappresentano una forma di tutela della gestante, che sono la stipula di una polizza assicurativa in favore della gestante per altri, che possa coprire tutti i rischi collegati alla gravidanza e che sia valida fino a 6 mesi successivi al parto, che è un periodo prorogabile per ulteriori 6 mesi. E poi è stato previsto il versamento su un conto corrente dedicato all'inizio del percorso di un importo, ovviamente da parte del genitore singolo della coppia, di un importo idoneo a coprire le spese sostenute durante la gravidanza in maniera tale da poter gestire nella maniera più trasparente e imparziale possibile quelle che sono le spese e i costi che sono sostenuti dalla gestante durante la gravidanza. Chi può decidere di donare il suo utero e quindi di essere gestante per altri? La gestante per altri che caratteristiche ha secondo questa proposta? Dovrà essere sicuramente maggiorenne, quindi abbiamo ipotizzato una fascia di età tra i 21 e i 45 anni, rifacendoci a quelle che sono le raccomandazioni della Società Americana per la Medicina Riproduttiva. Non deve essere geneticamente connessa al nato, quindi anche qui parliamo di una gestazione per altri di tipo gestazionale e non tradizionale. Dovrà aver già portato a termine una gravidanza e avere un figlio proprio vivente, anche senza figli, se nel caso in cui si tratti di una rete familiare, quindi se ci sia affinità o parentela con la persona o la coppia. C'è un limite al numero di percorsi di gestazione per altri che si possono intraprendere durante una vita, massimo 2 percorsi, un limite derogabile quindi 3, se la gestante lo fa per la stessa persona o la stessa coppia. Ovviamente ci dovrà essere una specifica condizione economica nella quale si trovi la gestante per altri, per cui che non potrà avere un reddito superiore ad un certo importo, proprio per evitare e scongiurare qualsiasi forma di sfruttamento economico e condizione appunto di debolezza, e ovviamente controlli medici preventivi per tutelare la sua salute e accertare così l'assenza di rischi per la gravidanza. In riferimento a questo, la procedura di embryo transfer potrà avvenire soltanto dopo l'avvenuto rilascio di una certificazione da parte di una struttura ospedaliera che possa accertare l'assenza di rischi concreti appunto per la gravidanza per la gestante. Abbiamo l'accordo di GPA, che è la parte sicuramente fondamentale perché è il cuore di questo tipo di percorso, ed è appunto l'accordo tra le parti che dovrà coprire alcuni elementi fondamentali, tra cui assolutamente il diritto della gestante di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza entro i primi 90 giorni, l'identificazione delle spese collegate alla gestazione che saranno a carico del genitore singolo della coppia, l'indicazione di un soggetto che la coppia o il genitore singolo vorrebbe nominare tutore nel caso in cui a loro dovesse succedere qualcosa o in caso di morte improvvisa, proprio per garantire una tutela del minore, e il diritto dei genitori o del genitore intenzionale a 5 mesi di congedo da fruirsi in via alternata o cumulativa anche in un periodo di 2 mesi precedente alla nascita. Per quanto riguarda invece lo status e l'atto di nascita, ritorniamo un attimo al discorso iniziale, cioè la manifestazione del consenso da parte del genitore singolo della coppia equivale a costituire il rapporto di genitorialità sin dal momento dell'embryo transfer, per cui il minore nato da GPA, anche se all'estero in applicazione della legge straniera, sarà sempre considerato come figlio legittimo o riconosciuto del genitore singolo della coppia. Qui abbiamo voluto fare riprendere un po' il principio già contenuto nella legge 40, in virtù del quale appunto il minore potrà essere considerato figlio legittimo o riconosciuto di chi manifesta il consenso a intraprendere la procedura di PMA.
ovviamente onde evitare forme di discriminazione, l'atto di nascita dovrà recare il nome dei genitori o del genitore intenzionale, senza alcun riferimento alle circostanze con le quali è avvenuto il concepimento o la gestazione. Revocabilità del consenso. Questo sicuramente è stato, ci siamo resi conto che nei momenti di confronto su questa legge è stato uno dei punti più delicati e più complessi da affrontare. Per revocabilità del consenso intendiamo la situazione in cui ci potrebbe essere il genitore o la gestante che cambiano idea e quindi cambiando idea decidano di venir meno a quello che era stato il consenso manifestato inizialmente, consenso che per la coppia significa assunzione di responsabilità genitoriale, per la gestante significa invece consenso a confermare la genitorialità nei confronti della coppia o del genitore. Per cui quando il consenso può essere revocato? Il genitore o la coppia possono revocarlo sicuramente sempre prima del trasferimento dell'embrione in utero. Dopo l'embryo transfer possono revocarlo solo nel caso in cui in caso di fallimento di trasferimento, quindi nel caso in cui la gravidanza non sia stata confermata. Successivamente, quando la gravidanza è stata confermata, ovviamente c'è il divieto di esercitare per la coppia o per il genitore singolo alcuna azione di disconoscimento, appunto, o negazione del rapporto di filiazione. Quindi c'è la necessità che ci sia assunzione di volontaria di responsabilità genitoriale. La gestante per altri, invece, può sicuramente sempre revocare il suo consenso prima dell'embryo transfer. Dopo l'embryo transfer può revocarlo se la gravidanza non è stata confermata o se dovesse decidere di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza. Quali possono essere quindi i rapporti, e ho quasi concluso, tra le parti e le eventuali controversie post nascita? Immaginiamo che alla fine della gravidanza ci sia appunto la nascita e vengano ad esserci delle controversie in merito al riconoscimento del rapporto di genitorialità con il minore. Tutte queste controversie dovranno essere gestite da un giudice, evidentemente, che si trova in una situazione di imparzialità, e in particolare dal tribunale del luogo dove sono state concluse le procedure di PMA, che provvederà adottando in via d'urgenza un provvedimento nell'interesse del minore, anche in base a quelle che sono state le intenzioni delle parti manifestate e recepite nell'accordo. E quindi intenzione, da un lato, quella dei genitori di assumere la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, e dall'altra quella della gestante di confermare la genitorialità in favore della coppia. Ovviamente, quanto ai rapporti interpersonali, ci sarà totale libertà delle parti di mantenere contatti tra di loro nel rispetto del benessere psicofisico del minore. È stato anche previsto come forma di garanzia e tutela dell'applicazione dei principi previsti nell'articolato, nella proposta di legge, l'istituzione di un registro nazionale delle gestanti per altri, obbligatorio per le gestanti per altri, che possa avere come obiettivo quello di intanto conservare per un periodo di 30 anni tutti i dati collegati ai vari percorsi di GPA, e possa avere come obiettivo quello di garantire il rispetto dei criteri di accesso che sono stati elaborati all'interno della proposta di legge, quale ad esempio il limite al numero di percorsi che una gestante può intraprendere, o tutta quella serie di requisiti e di criteri che sono stati appunto elaborati all'interno della proposta. Giulia, io ho concluso, ovviamente sono aperta a rispondere a qualsiasi domanda che dovesse arrivare. Grazie mille Ida, siamo verso la fine e volevo però appunto inoltrarvi una qualche domanda. Sono arrivate diverse domande, non so se riusciremo a rispondere a tutte, ma con alcune volevo iniziare a leggervele qui. Vedevo che era tornato anche Gianni Baldini, ora non lo rivedo più. In ogni caso, allora, domanda per Massimo Clara e Gianni Baldini, nel caso in cui ci fosse.
È possibile applicare la disciplina del rimborso in materia di midollo osseo, come sembra suggerire la conferenza Stato-Regioni, nonostante la recente pronuncia della Cassazione Penale 2019 in materia di cessione onerosa di embrioni? Questa è la prima domanda. E ne leggo un'altra che di Andrea Zanaglio, non ha un destinatario preciso, ma buongiorno, qual è la situazione in Italia in merito al riconoscimento di un atto di nascita estero canadese o americano che figura due uomini come genitori? E leggo anche una terza, e poi vediamo se com'è il tempo, ma sempre per Gianni Baldini, che però... Ok, no, non c'è, quindi inizierei con queste due. Benissimo. Allora, io risponderei alla domanda sulla trascrizione intanto, confermando intanto l'attuale orientamento di tutti i comuni in virtù del quale generalmente tendono a opporre un diniego alla richiesta di trascrizione di un atto di nascita recante il nome di due papà a seguito di quella che è la pronuncia della Cassazione del maggio 2019. Per cui appunto che ha proprio indicato come strada maestra quella della, del solo riconoscimento del genitore biologico, che sia madre o padre, e la successiva adozione, in casi particolari ai sensi dell'articolo 44 della legge sulle adozioni, del genitore intenzionale. Quindi sicuramente la situazione in merito alle trascrizioni, almeno relativamente alle coppie di due papà, è questa. Grazie. Massimo Clara in collegamento? Buongiorno. Sì, ripeto la domanda. Sì, io un attimino, premesso che non c'è assolutamente certezza perché ci sono pronunce contraddittorie, e un attimino più ottimista di Ida, nel senso che ci sono una serie di pronunce, anche milanesi, favorevoli nel caso di richiesta di trascrizione di atti di nascita formati all'estero da bambini nati da GPA, laddove questa trascrizione sia relativa ad atti di nascita, cioè a provvedimenti amministrativi formati dalla competente autorità amministrativa estera, in quanto si ritiene che in questo caso si riconosca uno status che è già del bambino o dei bambini, perché capitano anche ovviamente nascite gemellari, nati all'estero con la GPA. Status di figli di due papà o di due mamme. Discorso leggermente diverso è quello della Cassazione Sezioni Unite dello scorso anno, che non ci convince per nulla, ce lo siamo detti e ce lo ripetiamo, perché quello si riferiva in realtà alla trascrizione di un provvedimento giurisdizionale. I due bambini in questione erano nati da GPA, ma erano stati originariamente riconosciuti da soltanto uno dei due genitori, poi l'altro aveva ottenuto un provvedimento giurisdizionale. In questo caso la Cassazione ha ritenuto che ostasse la possibilità di trascrizione per un provvedimento giurisdizionale, perché così dice una nostra norma, che cozzasse contro i nostri principi di ordine pubblico, e la violazione all'estero del divieto in Italia del GPA veniva ritenuto un principio di ordine pubblico internazionale. Non la faccio lunga perché è molto complicata da un punto di vista tecnico, non mi convince, devo dire, ha ottenuto anche qualche consenso da parte di studiosi normalmente aperti, ma qui c'è un annoso problema che Ida e noi conosciamo. Vi è una componente del movimento femminista ostilissima, anche di più, alla GPA, in quanto la ritiene una violazione del corpo della donna. È la stessa motivazione di tipo ideologico che troviamo da parte degli stessi segmenti del movimento femminista quando si parla di legislazione in materia di costituzione. Quando c'è il problema del corpo della donna scatta un'ostilità totale. Detto questo, non ci sono soluzioni sicure e matematiche, però forse qualche spazio c'è, ma sono soluzioni pesantemente discriminatorie, non fosse altro che per l'aspetto economico, perché come pure è stato ricordato,
queste procedure all'estero costano cifre estremamente elevate, il che significa che possono ricorrere a queste procedure solo coppie che abbiano alle spalle un patrimonio solido. Ben lieto per queste coppie, ma evidentemente c'è in questi casi una discriminazione per le coppie che non abbiano le medesime risorse. Ne è più oscura invece l'altra domanda che ci avevi letto, quella a proposito della sentenza sul trapianto del midollo osseo, se ho ben capito, che non ho presente, lo dico sinceramente. Giulia, se ce lo ridici. È possibile applicare la disciplina del rimborso in materia di midollo osseo, come sembra suggerire la conferenza Stato-Regioni, nonostante la recente pronuncia della Cassazione penale del 2019 in materia di cessione onerosa di embrioni? Allora, devo confessare, perché mi sembra leale e giusto, la mia ignoranza relativamente alla sentenza della Cassazione penale in materia di cessione di embrioni, andremo a studiarcela. Ho dei dubbi dal punto di vista dell'applicazione della logica in questo caso, perché il diritto delle coppie a vedersi risarcita, o per meglio dire rimborsata, la spesa sostenuta per sottoporsi alla procedura di PMA in altra regione o all'estero, perché ci sono stati anche questi casi, non li abbiamo saputi seguiti direttamente come gruppo legale della Coscioni, ma sappiamo che ci sono stati, discende dal fatto che queste coppie hanno dovuto rivolgersi a strutture extra regione o extra Italia per necessità, nel senso che non avevano la tempistica e quindi la possibilità di ricorrere a queste cure in Italia. Sulla sentenza penale prometto che mi metto a studiare, ma dire di più, ahimè, non so. Io volevo soltanto aggiungere, ovviamente super d'accordo con Massimo, ci sono tantissime sentenze anche molto positive, però ahimè probabilmente l'orientamento attuale, quantomeno degli ufficiali di Stato civile, che sicuramente si potrà poi, contro il quale si potrà combattere anche in tribunale, era quello. Ecco, ci tenevo a specificare che mi rivolgevo e mi riferivo soltanto a quello, insomma. È arrivato un messaggio da Valentina Panizza per Serena. Anche noi come coppia stiamo aspettando dal 2 aprile, il pubblico ci ha messo in lista d'attesa e ad oggi non sanno quando ci chiameranno. Potremmo andare nel privato, ma i costi, torna al discorso dei costi, non sono paragonabili. Quindi anche per le coppie è difficile. Dunque, è arrivata un'altra domanda di Zanaglio, che chiede se pensate che ci sia una maggioranza in Parlamento per far passare questa proposta di legge di cui ha parlato Ida, con la maggioranza attualmente. Queste domande milioni e chi la fai? Perché scapperemmo tutti. Va bene, allora, il punto e il rischio che abbiamo tutti, io penso che alla fine si possa, nel senso che se dovessi badare alle reazioni politiche oggi, direi di no, che per mantenere gli equilibri, per difendere la maggioranza, perché se no salta il governo, dovremmo essere tutti pessimisti. Con questa logica però si arriva all'impotenza. Provare non vuole dire avere la certezza quando si muovono le carte. Vuole dire sperimentare, battendoci anni ed anni riuscimmo ad arrivare non alla perfezione, perché io sono e resto per il matrimonio paritario, ma riuscimmo ad arrivare alla legge Cirinnà, che è una ottima legge nelle circostanze date. Poi la politica è anche scelta di mediazione e di compromesso, però io ci proverei. Grazie, grazie mille. Dunque, se non ci sono altri commenti o altre domande, io chiuderei il webinar qui, la commissione qui. Vi ringrazio, vi porto i saluti anche di Marco Cappato, che è dovuto andare via per il nostro abbraccio. A questo punto mi permetto di dire nostro a Filomena, e rinnovo il ringraziamento alla Chiesa Valdese
per sostenere le nostre attività con i fondi dell'8x1000. Ringrazio tutti voi, anche Francesca Re per l'introduzione e buona giornata. Grazie. Grazie, a presto.